Andiamo avanti e restiamo sul fronte, a questo punto sempre più caldo, dell'area occidentale di Napoli. Questa mattina il via libera al primo nucleo industriale della conoscenza nel nuovo distretto di Bagnoli. Nome in codice AIC. Sentiamo Vincenzo Miglino. Questa azienda si occupa di sistemi di firma digitale, i sistemi di autenticazione dell'essere umano alla macchina e quindi dell'identità digitale della persona. Qui si progettano sistemi per la sicurezza informatica. L'azienda ha sedi all'estero e ha 60 dipendenti, per lo più campani, età media 30 anni, ma è solo una delle 22 imprese che hanno sede presso Area Tech Coroglio a Bagnoli. Sono partite tutte dall'incubatore di Città della Scienza con un PC e una scrivania. Tante di aziende che spaziano dal la sicurezza informatica a livello civile e militare, alla comunicazione terra-treno per i treni in movimento, alle tecnologie web, all'automazione industriale, alla ricerca sottomarina. Essere in consorzio permette di fare rete, di unire le competenze. Le aziende consorziate hanno fatturato 20 milioni di euro nel 2013 e prevedono investimenti per 4 milioni. Anche per la ricostruzione di Città della Scienza c'è una novità positiva. Oggi, per caso, è uscito sulla Gazzetta Europea il bando per la progettazione della ricostruzione del Science Center. Quindi si apre la fase operativa. A gennaio, insomma, ci sarà il progettista. Piano piano si avanza.